pensava di lui, non della banca, della banca in quanto lui era il presidente, perché sapevano che le crisi del Codere non fallivano quasi mai, perché fallivano era perché non prendeva da lui. Lo stesso per la società di assicurazione, la Cattolica non è nata a Bologna, è nata a Verona, era un'iniziativa veneta, a Quaderni andò, tornò e disse, noi diremo un fattivo, è tutto sbagliato, adesso la rifacciamo. Quello che sto dicendo è tutto documentato anche nel senso moderno, perché quando nell'89 facciamo la morte del Quaderni, e l'MCL non vuole assumersi il carico della stessa, che questo è il se lo assunse la Chiesa Cattolica, la quale in realtà parlò con la Società di Assicurazione Cattolica, la quale dice, è vero, che la Chiesa risulta che ha fatto tutta quella gente, pagò tutta la spesa. Ora che sempre il programma è vero, il silenzio si deve dire che l'avreste pagato voi, se l'avete nostra. Non c'è risposta. Non c'è risposta neanche voi, perché adesso non c'è risposta. Dovete battaglie di azzardi, no? Voglio dire che per questo mi danno zero lo stesso. Cioè, guardando tutte queste cose sono riconoscibili, spiego, se l'hanno detto loro, la Verona vuol dire che è documentato. Lui diede tutta un'altra impostazione, perché? Perché Quaderni aveva uno straordinario senso imprenditoriale. Uno ce l'ha o non ce l'ha, scusate, insegnate. Aveva uno straordinario, come aveva uno straordinario senso delle persone. Io ho in mente in tutta la corrispondenza dove ho trovato un errore, ma non è stato un errore suo, gli fu detto che era una persona straordinaria e stessa, e lui l'avete provato. E presto che subito si rese conto che non era vero. E poi è andato avanti lungamente cercando di liberarsene e non era facile perché era un prete. Questo veramente va di pari passo con la raccomandazione di Acquaderni fondando la banca, ai parroci fate sempre tutti i regali che volete, ma prezzi mai. Ho detto da Acquaderni, con la prima Acquaderni, ma con motivazione, come voi probabilmente sapete, Acquaderni è quello che ha acquistato il terreno per i canadiani. Come pure questo che non ho, ha acquistato il terreno dove adesso c'è l'Antoniano. Sono tutte cose pure. Quando ebbe acquistato il terreno per i Carigliani, tanto perché lui azzardava la ragione veduta, credo che avesse ragione, perché quell'area che allora era il terreno del mercato era una cosa eccezionale, però la gente non voleva capire, nemmeno i francescani, li ho fatti interrompere per capire le volte. E lui li convinse garantendo la fede, ma quando deve comprare il terreno per i cristiani, l'allora cardinale Filippo avrebbe voluto che lui pagasse anche tutto. Il potente esplicito su questo, e lui dice di me, io ho fatto tutto, ma non può chiedere di pagare tutti i terreni. Tra parentesi, io non sono solo l'uomo di lavoro, è rimasto con gli altri. Il bello è che quando ebbe finita la cosa e gli italiani vennero a Bologna, cioè viene a Bologna e cominciarono con San Carlino in realtà, San Carlino e quella chiesa in prossimità della Regione, eccetera, naturalmente i italiani volevano far realizzare l'edificio per l'oratorio, la chiesa, tutti i resti, e chiamarono a quale e disse io non le faccio queste cose, anzi non le voglio proprio sapere. Poi siccome a quale era un grande italiano, inventò anche quello, anche per il presente, e diede lui alla chiesa delle iniziative che poteva affrontare, si perde, ma tanto la quale lui è diventato matto veramente, perché poi lui si occupava anche di realizzare la chiesa, ma anche la chiesa che sta fuori cuore dei cristiani, avete presente che poi un bel giorno si è caduta la cupola di quella chiesa, no? Adesso lì non c'entrava niente, ma insomma, probabilmente. No, probabilmente nel senso che sei caduto per qualche difetto da avere, però siccome su quello ci sono ipotesi controverse, va bene, comunque a quell'era non c'entra niente, è caduto quando lui non c'era più in quelle cose. Allora, anche questo che stiamo citando, tutto il lavoro, per cioè, che si sta, nel momento che si realizza un'opera di pubblica utilità, se abbiamo la questo è una ricaduta di stare, avere poi i italiani che si
necessaria una doppia sottoscrizione, questo vale anche per la riunione. Allora voi potreste chiedere, perché io me lo sono ovviamente chiesto, cosa c'entra la stanza con la pressione portante? E io mi rispondo che la stanza c'entra molto, perché è la stanza che porta la riunione. L'altro giorno, tra le finite cose, mi sono trovato davanti un commento di un convegno appena tenuto per i 50 anni del Consiglio Vaticano II. E c'è un bellissimo passaggio, perché io l'ho sempre immaginato, ma non l'ho mai trovato seduto. I problemi che abbiamo adesso, ovviamente, la questione del Consiglio Vaticano II, derivano tutti dalla stampa. Noi ce l'avamo, quasi tutti, così, io presento tutto questo mondo. Perché? Perché la stampa giornalistica anche nostra. Già allora si tirava del testo. La stampa è fondamentale per formare la mentalità e l'impegno della gente. A quale l'aveva capito da tempo, per quello che si era tanto lamentato e per quello voleva un giornale moderno. Non possiamo stare a cercare le situazioni che sono tante, ma Quaderni è stato molto esplicito su questo. Il problema della stampa non è di fare un bollettino qualsiasi, non abbiamo bisogno di quello, è di fare un giornale che sia comunicativo, spieghi, faccia capire la gente, è una verità forte, ma che sia un giornale che dica delle cose vere. Quaderni ha sempre coniato esplicitamente tutte le cose imprecise, perché con il preciso fa male, no? Le cose a cui un delfino fa bene a nessuno, piuttosto state zitta, se dovete dire, dite le cose come stanno. Tutto questo che stiamo dicendo credo che possa dare un'idea di alcune cose. La prima delle non unità degli impegni di Acquaderni. Ogni tanto i testicelli mi chiedono come faceva Acquaderni e io rispondo, primo, avevo un punto del tempo della giornata eccezionale, cominciava alle 7 e andava avanti fino alle 23 ogni giorno, tutti i giorni dell'anno. Secondo, avevo una capacità straordinaria, le due cose vanno insieme, no? Si organizzava, avevo un palazzo più da piccolo che mio, a quadrelle di una chiesa dei gesuiti, dei gesuiti di allora, che lì ha portato la stessa cosa. Tanti nazionali cattolici avevano avuto dubbi che la Chiesa cattolica fosse fondata dai gesuiti, si toccava con mano. Quando c'era Bernardini al Bologna, era diventato famoso, per ricordate, perché il portiere, la porta non era mai scoperta. Se il portiere usciva troppo, c'erano due cattolici che riparavano. La Chiesa cattolica si è fondata con un principio analogo, Bernardini non si può portare. Non so con chi lo ricordavamo recentemente, che era il presidente del gruppo, il vicepresidente, il segretario, il cattivo e il vicepresidente. Uno mancava, era mica problema, veniva automaticamente sostituito e si nominava un anno. Non poteva mai fermarsi in un segno. Senza tipicamente a quasi un anno. Vedete che oggi dicono facciamo piano lì, no, ma lui era ancora molto più occupato. Cioè organizzava la giornata, organizzava la gente, se la tirava dietro. Tutte le iniziative sono fatte così. Il caso del Pietro Magnolo è tipico. Perché a quello non interessava esserci dopo. Quando si scrive la partita non si portava per nessuno. Si stava se proprio era necessario. E anche questo è un punto interessante. Cioè questa difficoltà contemporanea di lasciare il posto in cui si è arrivati. Quello non l'ha mai avuto. Ha fatto due volte il presidente del Pietro Romagnolo perché sapeva che senza di lui non se l'avrebbero fatto. Perché sennò tutti si ritiravano. Perché tutti erano bravissimi, ma avessi bisogno della garanzia. Ma se no, lui le avviava e poi se va dietro, si occupava di altro. Nel 1896 lui era già fatto una cosa enorme che la poi insegnata per 6 anni, pur sapendo che aveva fatto cose. Se volete più specificamente religioso, ma anche questo ha dato lavoro a un sacco di gente, era l'anno santo. Perché l'anno santo di 1900 l'hanno fatto da Via Mazzini 94. L'anno santo del 2000 è stato fatto da Roma e da 100 altri posti con miliardi di spese, ma quello del 1900 non è costato praticamente niente,
a quanto tutto lui tutto è interagito, le lettere del Papa, le lettere dei vescovi, l'organizzazione a Roma, l'organizzazione a Bologna, l'organizzazione in tutte le diocesi del mondo. Ve lo assicuro per aver toccato con mano, perché già in questo volume, che è solo l'altra parte di quell'iniziativa, ci sono 400 diocesi citate, che hanno dovuto cercarle tutte. E lì, 400 diocesi sono proprio bellissimi. Se pensate quel che allora si faceva tutto a mano, non c'era ancora il numero di macchie da scrivere, non c'era il fatto, è rimasto il telefono a scrivere. Già tutto a mano, tutti i copi a mano, tutte con la carteria, tutta gente che lavorava poi. Voi pensate ai milioni, non migliaia, milioni di tantini stampati, comunicazioni per un anno santo. Pensate in termini mondiali, no? Milioni, quando si metteva d'accordo con una tipografia, scriveva il migliore per l'immaginazione, scriveva che c'erano 100.000 di, 100.000 di. Prima o poi qualcuno doveva fare la storia dei tantini mettendo a vedere come ne hanno stampati, lui non può che ne hanno stampati tantini di vecchi opuscoli, tutto l'immaginabile. Quindi, capacità di tutto il tempo, capacità di organizzazione degli altri, ma di organizzazione, lui a un certo punto dice proprio io sono molto militare, perché molto militare. Se devo obbedire, so obbedire, ma se gli ordini do io, chi lavora con me deve eseguirli subito ed esattamente come glielo dati, se no non deve farlo. O sai, quando hai la ragnatela a livello italiano e europeo, non è questo di fare. E un vantaggio, le porte funzionavano nella vita. Quando a Quadrenio ha mandato una lettera al mattino e non riceveva risposta al pomeriggio, mandava un telegramma chiedendo cosa era successo. Io mi invito a provare oggi. Noi ce la paghiamo con via internet, ma se no non ce la caveremo mica, no? Allora era così. Telegramma interagiteva, ho ricevuto, ma sto ancora pensando cosa è possibile, ecco a Quadrenio, ce l'ho mandato, non stiamo aspettando due volte. Non so se questo possa intanto dare un'idea complessiva della cosa. Vi ho detto dal 60 almeno al 1908 è sempre lui. Poi nel 1904 perse la moglie in questo, sul brutto colpo. Però già quella era stato un matrimonio perfettamente legittimo. Abbiamo ancora il piccolo di Ponti, che si provò di Ponti, che io dice, parte con la persona. Perché la moglie, tra l'altro, era titolare di una eredità di primo ordine, per cui potevano spendere le chiese. Poi considerate che l'hanno fatto, l'hanno avviato tutto loro rischiando del proprio. Aveva calcolato di fare dentro prima 50.000 lire allora. Poi a un certo punto comincia a scrivere, io spero che per la provvidenza, perché qui mi arrivano soldi e noi continuiamo a spenderne. Poi la provvidenza è arrivata, che già ha salvato una cifra incredibile per allora, perché a quell'epoca applicava dei principi che secondo me sarebbero praticissimi oggi, ma noi non li siamo più a pensare. C'è proprio l'idea della capillarità, l'idea dell'offerta minima. Adesso l'hanno inventata per la verità. Quando voi vedete la pubblicità di altri 2 euro A o 2 euro per, è esattamente a quadrenio. Nel senso che il tuo concetto. Pellegrinaggio spirituale a Lourdes per tutti quelli che non possono andarci di persone, milioni di persone, 5 centesimi per loro. 5 centesimi che si lasciano in spazio, però 2 milioni di persone si danno 5 centesimi. A parte il fatto che così coinvolgeva tutti. Io lo dico sempre, Obama è il primo presidente eletto col sistema di Italia. Lui è coinvolto tutti. Nessuno l'aveva capito fino adesso così. E prima si usava un altro sistema che diceva, quello della pubblicità come del giusto pubblicitario. Ma lui ha inventato il sistema di Internet. E guardate che funziona, perché è un fatto psicologico, cioè il discorso di Aquaderni, mandatemi 5 centesimi, di questo poter mandare, e il discorso che era del mandare 2, perché per mandare 2 euro basta fare un esercizio, per prendere un po' di pace. E i nuovi giovani giovanissimi non fanno altro che il giorno che prendono pace, e lo garantisco io per le mani. In treno, per via, il gas di pace,
Per cui mandate, così per esempio, qui in Italia mandate in euro, euro, milioni di persone. Quindi coinvolgimento massimo. Secondo, organizzare le cose secondo quello che hai davanti. A Palermo, Bologna, qui davanti non avevano mai raccolto un milione di lire con 96 volte. Mai, neanche volendo, lo facevo in danno. O un milione di lire, Cristo, un economista di allora che si intendeva, è roba per i popoli, non si può una banca con un milione di lire. Io mi sono sempre chiesto se quell'economista mai saputo del credito romagnolo, perché non avrebbe detto. Allora, facendo le cose compatibilmente con le possibilità, tu dai anche sicurezza. Il romagnolo è cresciuto con calma, senza fretta, primo anno non ha dato un minimo. Quando riuscì a far partire l'agenzia di assicurazione, diede riferimenti per i suoi amici e parenti in tutta la Emilia Romagna Marche, tutta partita a mezzo a quadrere. Poi si mette il so. La rete d'Italia, lui non ha mai diretto la rete d'Italia, perché sono tanti storici. Anzi, si era già ritirato ufficialmente dall'anno prima. Che poi, Grosoli, che è quello che ha diretto tutto, si rivolgesse sempre da Quaderno, questo è un altro paio di mani, mi spiego. Cioè che l'MCL abbia continuato a rivolgersi a Bertani, che quando lui era chiaro,